Ho proprio voglia di fare un nuovo podcast. Oh, dai! Sì, divertente, che spieghi delle cose, magari con degli aneddoti che coinvolgano. Sì, dai, mi piace. Lo chiamerò Moriremo Tutti. Moriremo Tutti, ma non era divertente. Moriremo Tutti, l'allegro podcast che parla di assicurazioni sulla vita e non solo, che induce a gesti scaramantici, ma ti diverte anche un sacco. Cercalo sulla tua app di ascolto preferita. E ora un consiglio dal Voice Network. Hai mai pensato che la casa di carta parla di blocchi, che il trono di spade spiega benissimo i traumi e che una mamma è meglio non averla per amica? Io sono Alessia e sono una psicologa. E io sono Giorgia, estivo di serie TV. E ogni sabato ti aspettiamo con TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni e i grovigli vari. Cercalo sulla tua app di podcast preferita. Non ho capito che c'entra Brescia con Tiziano Ferro in una cosa di duetto, proprio a livello vocale parlo, perché a livello in verità di mood lo capisco proprio. E secondo me può uscire anche una cosa molto interessante, ora che ci rifletto meglio, perché Brescia riesce comunque, stando sul filo dell'intonazione, che è quello che è un Tiziano Ferro che invece sa cantare molto bene, col tempo gli riesce sempre meno, proprio perché deve sempre fare conti anche a una tecnica che con gli anni devi sempre tenere in allenamento, a far arrivare il cuore. Morgan diceva che l'intonazione perfetta è un passo sopra la stonatura, cioè quando tu sei tra l'intonato e lo stonato e c'è una zona franca in cui va bene. Ecco, quella lì secondo lui è dove bisogna intonare per arrivare davvero, perché è lì che l'artista un po' forza ed è lì che esce fuori il cuore. C'è chi come mio padre dice che Morgan dice così perché non sa più cantare, io dico invece che ha ragione, perché a me piace proprio quello stile e quindi per me Brescia e Tiziano Ferro lo può interpretare benissimo, ecco cosa c'entra. E voglio parlare un secondo della performance di Emma, che... La canzone, se la tiriamo fuori dall'idealismo in cui l'ha voluta targettizzare, è una bella canzone, ha un significato, ma lei che si pone a eroina di diritti e te li canta e prende una canzone che ha già di per sé un significato e lo forza a dargliene uno... E questo rende più debole la canzone, la performance, e rende lei fastidiosa, perché è tutto giusto, ma noi pubblico, noi spettatori ci siamo rotti il cazzo di certi dibattiti, ma completamente, siamo proprio rotti i coglioni. E per questo vogliamo semplicemente, vuoi darmi un messaggio? Non me lo devi, non c'è bisogno di fare tutto il teatro, canta una cazzo di canzone, sai farlo, sei Emma, cazzo. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.